Ciao ragazzotti e benvenuti in questo tutorial. Vediamo come guidare questo elicottero nuovo di Fortnite. È stata ampliata nella nuova patch che è entrata questa mattina. In più, se lo vedete, avete pure questa modalità inizi giochi di spie. E niente, iniziamo perché volevo farlo con il codice creatore Janga Gamer. Allora, all'interno della mappa troverete solo unicamente 5 elicotteri e in teoria... What? Mi si è cambiata la mappa. Quindi muovi qui, un pozzo deve essere cambiato, altro spoiler. E lo squalo, lo yacht, all'agenzia, alla grotta e qui. Lo sapevate che entrando qui... Precisamente in questo punto il naso avete subito a disposizione una cassa, ma a noi adesso non ci interessa perché noi vogliamo solo prendere questo volo. Allora, per alzarci con LT, intanto mi sto levando da qua perché ok, questo è l'elicottero. Come vedete qua in basso a sinistra c'è muovi giù con il pad, muovi su, accelerazione perché abbiamo il boost, cambia posto con R, rimane acceso, non... no, non rimane per niente acceso, quindi mettiamoci alla guida. Altoparlante, non ho capito. Ok, poi missili non ce ne stanno per il guidatore, c'è il tasto per prendere e fare, quindi uno per prendere, mamma mia, per prendere e sparare non può sparare, devono per forza sparare degli avversari, quindi il singolo non è che funziona più di tanto. Il boost si ricarica dopo un tot, c'ha un bel movimento, a sinistra vedete la potenza del boost e a destra vedete l'altitudine, quindi l'altezza in cui vi trovate rispetto alla mappa. Ora vediamo con i comandi mouse. Allora, muovi su con il mouse sinistro, muovi giù con il mouse destro, maiuscolo sinistro, diamo la potenza, il cambio posto non lo faccio se no mi disintegro, altoparlante e poi vabbè con i tasti di direzione ci muoviamo, mouse ruotiamo, vedete come busta, guardate il busta, eh? Beh, questa qui è un'ottima cosa. Bene, usciamo. Quando prendete e cadete non avete il paracadute. È importante da sapere perché in sostanza è una cosa logica. Cioè, quindi se vi sparano state attenti perché non avete il paracadute o il deltaplano. In questo aggiornamento hanno cambiato lo stile dell'armadietto. Ora potete fare delle preimpostazioni, vedete, io per ora ho fatto questa qui una prova. Da qui la cambiate, potete crearne un'altra, potete prendere, andare che ne so, a mettere John Wick con l'ascia, con mettiamo lo scudo, ad esempio. Questo qui un piccone, questo qua. E la macchina, la scia, le varie impostazioni e anche per quanto riguarda le coperture, possiamo mettere qualsiasi copertura e applicarla a tutti. E gli stendardi, la musica e anche lo sfondo. Fatto questo, possiamo equipaggiarlo. Adesso noi avremo questo. Possiamo cambiarlo, vedete? Ho fatto vari stili. Questo non me l'ha cambiato, per esempio, vediamo un po', l'abbiamo visto,
Adesso salvo equipaggiamento, salvalo. Quindi quando andremo qui voglio questo equipaggiamento qua. Bam, bam. Beh, bella come cosa. Andiamo nel pass battaglia, andiamo qui, giochi e sfide. Qua ci sta il gioco delle sfide. Io ho scelto la modalità scure, argento e ombre, però loro dicono che puoi cambiare in qualsiasi momento, vedete? Per ora siamo così. Qui il tabellone delle sfide. E niente. Con questo video è finito. Spero che vi sia stato di vostro gradimento. Spero che sia stato di vostro gradimento. Lasciate un like se volete altri video. E con questo vi saluto. Ciao ciao gente!